ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta e da Tito su Arte per te. Finalmente Tito, finalmente sì, sei arrivato. Sei stato bloccato, sì, sulla Via Lattea. Bravissima, c'è un traffico pazzesco. Da bollino di che colore? Giallo come me. E allora Tito, dopo che sei stato sulla Via Lattea, pubblichiamo quindi oggi il video in ritardo. Sai, certo, che abbiamo dovuto essere qui stamattina. Che sei venuto a fare di nuovo sul pianeta Terra? Cosa vuoi? Cosa sta succedendo a Polonium? Ombre, cose gravissime succedono a Polonium. Le armate combatte si stanno accanendo sulle farfalle. Ancora? Sì, ma sì. Le farfalle le abbiamo fatte il video scorso, ho insegnato ai bambini a farle. Non te ne hanno mandate, colorate, disegnate? Sì, sì, ma ci vuole qualcosa di più, come dire, incisivo. Come questo? Sì, è veramente simpatica. Lo so, lo so. Tito, fammi... Ok, forse ci può venire in aiuto un altro pianeta. Il pianeta Stabilus. Ma conosco il pianeta Stabilus. Dal pianeta Stabilus, che è un altro pianeta con cui io ho grandi rapporti di amicizia, mi è arrivato da poco questo prodotto. Che bello! Si chiama VD3 in 1. Sono dei matitoni, proprio come te, solo che sono migliori di te. No, non ci credo. No, ti spiego Tito, questi matitoni non disegnano solo sui fogli di carta e non fanno soltanto disegni piatti come i disegni che conosciamo. Loro sono un po' magici perché sono acquerellabili e in più possono disegnare anche su superfici lisce come il vetro, la porcellana. Madonna. E quindi, usando un poco di fantasia, possiamo insegnare ai bambini a creare delle farfalle 3D, quindi delle vere e proprie farfalle, dei lavoretti, che però siano disegnati. Disegniamo in 3D! Sì, dai, andiamo! E facciamo tante farfalle che le armate gommate non potranno cancellare. Dai, ti prego! E allora bambini, correte con noi sul piano da lavoro e andiamo a creare le nostre farfalle disegnate in 3D. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre farfalle disegnate 3D. Quindi disegnate ma su un supporto che possa leggerle in maniera tridimensionale, che le renda vere in qualche maniera. Cosa ci occorrerà? Innanzitutto la sagoma di una farfalla. Io ho preso quella del nostro corso, del corso di disegno per i piccoli, ma voi potete scaricarvela anche da internet, una bella farfalla che vi piaccia. Io sono rimasta fedele a quella che abbiamo fatto insieme. Dopodiché ci occorrerà un supporto morbido per praticare delle pieghe. Io ho questo tappetino da taglio, ma voi potete tranquillamente usare anche 4-5 fogli di carta messi l'uno sull'altro. Poi due mollettine di queste così piccole, esistono soprattutto in legno, le trovate più facilmente, oppure dei piccoli magneti, un dotter, i protagonisti, i nostri VD3 in 1, i colori che disegnano veramente su qualunque superficie. Allora, io simulerò una pittura su vetro, con una superficie liscia come il vetro, ma poi, in calce al video, vi farò vedere la stessa farfallina disegnata proprio sul vetro della finestra di casa mia. Intanto la rendiamo un lavoretto e poi vi faccio vedere anche come potete abbellire i vetri di casa vostra. E non vi preoccupate mamma, va via veramente con un colpo di spugna imbevuto d'acqua. E per simulare il nostro vetro abbiamo bisogno di questo materiale qua. Questo si chiama acetato e lo vendono in tutte le cartolerie, cioè sia in foglia 4, perché molto spesso viene usato come copertine per le fotocopie, che in fogli molto grandi e anche in spesso diversi. Io prendo l'acetato comune, quello che si trova appunto in cartoleria facilmente. Cominciamo subito. Allora, prendo il mio acetato e lo pongo sopra il foglio di carta e prendo naturalmente i miei VD 3 in 1. Con il colore nero, che è il colore del contorno, ritraccio le ali della farfalla. Ovviamente se volete apportare qualunque modifica al vostro disegno potete farlo. Se siete tanto bravi da disegnare senza l'orma sotto potete farlo. Io vi ho messo l'orma in modo tale da poter avere una guida. Per esempio io mi discosterò un pochettino da questa farfalla facendola partire leggermente più giù, ma ne manterrò più o meno invariati i tratti. 1. Per adesso non state vedendo niente, lo so.
ma tra un po' ci sarà una grande sorpresa. Ripresa la sagoma, vediamo se è venuta disegnata su un foglio di plastica liscio. Ta-da! Guardate, giro la pagina e guardate qua com'è venuta fantastica la mia farfalla. Da questo momento in poi posso colorare come mi pare e aggiungere qua e là appunto i colori che preferisco. Quindi rifarò la mia farfalla nella maniera che più mi piace, con i colori che più amo. Per esempio prendo del verde e guardate un po' come colora. Guardate che meraviglia. Poi dopo il verde prendo il violetto. Mi piace sempre il violetto, non so perché in questo periodo ho un cuore un po' violetto, e lo aggiungo. E poi magari metto insieme i colori qui dove si incontrano. Prendo un bel rosso. E continuo a colorare. E alla fine un arancio. Bellissimo. E voilà. E poi magari porto un po' su e giù i colori fino a farli fondere l'uno nell'altro. Per esempio, con il verde salgo un po' sul violetto. E con il violetto salgo ancora un po' sul rosso. E con il rosso mi insinuo nell'arancio. Fantastico. Bene, e adesso magari decido che voglio fare anche dei pallini tutto attorno alla mia farfalla. Adesso andiamo a disegnare la parte sotto. Ci mettiamo un tono di un color, che ne so, un bel turchese, ci sta bene? Ma proviamo Tito. Ma che meraviglia questi colori, che intensità! E voilà, che bella questa farfalla, super 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 colorata! A questo punto fate asciugare un attimo per bene. Adesso con delle forbici ritagliamo la nostra farfalla, va bene? La nostra farfalla a questo punto è staccata dal supporto ed è pronta per spiccare il volo. Dobbiamo però piegarle un po' le ali, e allora la mettiamo su un supporto che serve appunto per un supporto morbido. Voi potete usare, vi ho detto, anche 5-10 fogli di carta, tanto la carta non si rovinerà. E con un bulino tagliamo le ali ben bene, quindi stacchiamole totalmente dalla testolina. E con un bulino pratichiamo un'incisione. Questo porterà via un po' il colore, ma non ci preoccupiamo perché tanto poi se vogliamo possiamo rimetterlo. Ma intanto avremo la possibilità di piegare ben bene le nostre ali della farfalla. Guardate, le pieghiamo da una parte e le pieghiamo anche dall'altra parte. Aspettate un attimo, voilà. E guardate come risultano belle e compatte dalla rovescia, cioè se sono stupende dalla parte in cui le abbiamo colorate, guardate la nostra farfalla che è bella dalla parte in cui poi possiamo prenderla e giocarci. Prendiamo una delle mollettine che avevamo preparato prima, ed esattamente questa arancione. Dalla mamma facciamo spruzzare un po' di colla a caldo. Questo lavoro lo deve fare la mamma.
La facciamo raffreddare un pochino, se no brucierebbe la nostra farfallina. Quindi abbiate qualche secondino di pazienza e dopodiché incollate la farfalla. Pappete, che adesso è pronta per abbellire ogni vostro diario, tenda della cameretta, qualsiasi cosa voi vogliate farle abbellire. Bene, divertitevi a disegnare le mille farfalle di tanti colori diversi e poi fatemi vedere il risultato postandolo sulla pagina Facebook di Arte per Te. Ci vediamo dopo le foto. Ciao, buona via! Bellissima con queste farfalle 3D. Oh, mi se ne è poggiata una tra i capelli. Oh, veramente sulle manine, Tito, che bello! Mamme, non vi preoccupate, se volete conoscere le caratteristiche di questi VD 3 in 1, cliccate qui dove c'è la col pallino, c'è la recensione in cui vi racconto tutto, proprio tutto di questi colori, quindi quanto è facile rimuoverli con una pezzuola bagnata d'acqua, quindi non disperate se i vostri figli ci coloreranno sul vetro, e quanto siano versatili e utili e bellissimi anche per gli adulti. Quindi se volete prenderli ai vostri bimbi, sappiate che state facendo un piccolo investimento anche per i vostri disegni, se siete dei creativi. E allora bimbi, se vorrete comprarli, comprateli. La Stabilo ce li ha mandati e noi subito le indirizziamo da uno di voi. Lasciate un commento qua sotto il video, dite a Tito quello che volete, mandategli un bacino, mandategli un complimento, anche un insulto. No, niente insulti, niente insulti. Oppure diteci cosa disegnereste con questi VD 3 in 1. Sì, e diteci soprattutto se vi sono piaciute le nostre splendide farfalle. Fatene qualcuna anche voi, così che Colorium possa riempirsi molto velocemente di colore e di farfalle che le armate gommate non riusciranno a cancellare. Il giveaway scade in questa data che leggete adesso in sovraimpressione. Ti piace questa parola? Sì, sovraimpressione. Fai pressione, la sovraimpressione. Sì, e basta. E noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. E molto presto Tito sarà di nuovo dai nostri. Mi raccomando, non ti perdere. No, non mi perdo più. Saluta i bambini. Ciao bimbi, ci vediamo alla prossima. Ciao bimbi, ci vediamo presto. Ciao. Ciao.